Ci sono tutte le condizioni per farlo. Ci vuole una visione. Torniamo al punto di partenza. Non è indifferente a chi diamo le chiavi. Perché se dai le chiavi a chi ha una visione, ti costruisce un progetto e una comunità si identifica in quel progetto. Se le dai in mano a un deficiente, siamo all'abbandono più totale. Quindi, prima grande scelta le infrastrutture, seconda grande scelta la riqualificazione di questa fascia litoranea alla quale Bellizzi è indissolubilmente legata. E poi Andrea diceva giustamente, noi dobbiamo creare un brand territoriale con delle produzioni che teniamo noi e che possono essere di supporto a un diverso sistema di sviluppo. Parlavamo prima di un tema che a me è molto caro, la riqualificazione dei borghi, nelle nostre straordinarie zone interne, che a quattro passi abbiamo tantissimi comuni, che possono essere dei luoghi ameni, dei luoghi ai quali guarderà il turismo di qualità degli anni prossimi. Io faccio sempre l'esempio di Fandozzi e della Bianchina, lungo l'autostrada, sta 12 ore sotto al sole. Quel turismo lì non esiste più. Adesso c'è una domanda di qualità della vita. Nella qualità della vita c'è tutto, c'è l'aria, c'è il paesaggio, c'è il mangiare, c'è la cultura, ci sono delle relazioni umane. Noi su questo non abbiamo competizione, possiamo essere i primi al mondo. E questa carta di un sistema territoriale che mette insieme il recupero dei borghi, i nostri prodotti, è un'altra carta di sviluppo importante. Il tema, tu dici, del torrente Lama.